L'amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana, con una specifica delibera di giunta, ha individuato un appartamento di proprietà comunale per l'istituzione di una casa rifugio per le donne vittime di violenza di genere. L'immobile sarà a disposizione del comprensorio, quale presidio di tutela ed ospitalità nei confronti delle donne e degli eventuali figli che dovessero trovarsi in situazioni di estremo disagio. La delibera sarà inviata per competenza al Consorzio Sociale Vallo di Diano, che dovrà gestire i servizi professionali collaterali e coinvolgere tutti gli organismi competenti. L'appartamento ad indirizzo segreto, spiegano dal comune, sarà messo a disposizione del territorio per offrire un segno concreto e tangibile, più volte chiesto anche dalle associazioni del comprensorio che si occupano di questi temi e dal centro antiviolenza Aretusa. Avviato l'iter per l'istituzione di una casa rifugio, saranno necessari poi ulteriori passi che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di protocolli d'intesa e convenzioni, momenti di formazione, accordi con gli organi competenti e le istituzioni preposte. Tra le altre iniziative messe in campo dall'amministrazione, si ricorda la posizione di un poster sui lunotti posteriori degli scuolabus di Montesano per sensibilizzare i bambini, ma anche tutta la popolazione contro la violenza di genere.